Salve di nuovo, rifaccio il video sulle proteine perché in quello precedente sembravo Paperino doppiato da uno schizofrenico, c'era un problema di microfono. Spero di ridire tutto quello che ho detto prima, anche perché io vado assolutamente a braccio quando faccio queste dirette. Volevo parlare appunto delle furbate che si trovano nelle proteine moderne, motivo ovviamente quello di tenere un prezzo molto basso. Io ho iniziato a usare proteine nel 1981, quest'anno faccio 56 anni e credo tanta altra gente come me. Tutti questi vecchi ricorderanno che fino all'avvento dell'euro abbiamo sempre pagato un chilo di proteine attorno alle 90-100 mila lire al chilo. E nessuno diceva nulla. Con l'avvento di internet e dei siti che regalano la roba, c'è stata una corsa spasmodica verso la merda, purtroppo, per abbassare sempre più il costo del prodotto. Vorrei ricordare che un chilo di proteine del siero del latte concentrate, quelle che poi si vendono attorno, anzi, che hanno una percentuale proteica attorno all'80%, come materia prima, alle aziende e ai controterzisti che ci fanno i prodotti a noi marchi e che quindi trattano svariate tonnellate di proteine al mese, la materia prima costa circa 7 euro al chilo. Ormai esistono prodotti che vengono venduti, dolcificati, aromatizzati, imbustati, misurino, spediti, a 7 euro al chilo a noi negozi. Che sono le proteine che poi trovate in giro ormai tranquillamente a 15-16 euro al chilo. C'è qualcosa che non va. Io vedo per esperienza di 17 anni di negozio che il cliente medio va un po' poco d'accordo con le etichette, cioè non le legge pure. Spesso ci sarebbe modo di rendersi tranquillamente conto della fregatura che uno sta comprando. Ma come un po' come in tutti i campi, non è che ognuno di noi è esperto di tutto. Io vedo proteine anche di marchi importanti, senza considerare la merda che si trova a 15-16 euro al chilo. Diciamo i marchi famosi che sono sulla piazza da 20-30 anni. Capita di vedere proteine con 5-6 righe di ingredienti. È una cosa veramente strana. Tenete presente che una proteina del siero del latte lavorata bene, adesso picchio la mia pappagalla, lavorata bene, queste moderne, diciamo che già ci pensa le aziende a fare prodotti solubili e quant'altro, come materia prima intendo. Una proteina del siero del latte necessita di materia prima, un po' di dolcificante, pochissimo, un po' di aroma, pochissimo, tranne il cacao che è un po' più invasivo. Qualche vitamina se ce la vogliamo mettere. Fine, questi sono i quattro ingredienti che dovrebbero essere dei quattro qua, eccolo qui, quattro, quattro, che dovrebbero essere dentro una proteina. Ormai gira di tutto. Vedo proteine dove vengono dichiarati candidamente, tanto ti tiro qualcosa se mangi barattoli. Sale? Non so perché si metta del sale nelle proteine. Destrosio e maltodestrine varie. Quello sì per tagliare il prodotto, anche perché poi tanto ci sono i dolcificanti, cosa metti a fare dentro del destrosio o delle maltodestrine? Gomma xantana, farina di guar, sono degli addensanti. Prima ci sbattiamo a mille per renderle solubili e poi mettiamo gli addensanti. È una cosa veramente strana questa. E poi, last but not the least, i coloranti. Se vedete le mie proteine, tranne il cacao, sono tutte gialline uguali. Però il cliente evidentemente ama che i frutti di bosco siano viola, la fragola rosa, la pesca gialla, idem la banana e così via. Quando parlo di questo negozio mi danno tutti ragione. Sì, hai ragione, chi se ne frega dei coloranti, io me ne frego. Però se poi aziende che magari fanno 100, 200 milioni di euro di fatturato mettono i coloranti, che comunque
comunque una volta che li metti dentro hanno un costo, evidentemente il mercato li vuole. E questa, diciamo, è la parte quasi onesta. Ricordatevi che per legge c'è una tolleranza praticamente del 10%, quindi io dichiaro una proteina all'80%, praticamente, ma sicuro che non ce ne sono. È un 71, 72, 70, per la legge sono in regola. Questo nel campo degli onesti, poi disonesti figuriamoci. Solo che adesso c'è stata una tendenza a migliorare il livello di furbizia. In che senso? Le proteine vengono tagliate con sostanze che ci vanno d'accordo, diciamo così, sono sempre del settore. Per tagliare le proteine si usano proteine del collagene, non hanno una valenza alimentare, l'organismo non le assimila, sono ottime per la cura dei cartilagini e quant'altro, costano pochissimo, le butto dentro un bel po' e le conto nella percentuale proteica che sale a livelli esponenziali. Altra furbata degli ultimi tempi, aggiungere i più economici amminoacidi dello spettro degli amminoacidi delle proteine. Vi ricordo che una proteina del siero del latte è la proteina di più alto valore biologico, ha uno spettro amminoacidico perfetto, non c'è bisogno di aggiungerci nulla. Se parliamo delle proteine del riso, della canapa o le vegetali in genere, hanno i cosiddetti amminoacidi limitanti, la carenza di uno o più amminoacidi che comporta un basso valore biologico. Questo non succede nelle proteine del siero del latte che hanno un valore biologico 104, il più alto di tutti. Però vengono aggiunti normalmente glicina, alanina, lisina, che sono amminoacidi, te le do, che vengono prodotti singolarmente come tutti normalmente da fermentazioni di cereali e hanno un costo di produzione veramente bassissimo, molto più basso del costo della materia prima delle proteine. Quindi aggiungo questi amminoacidi, anche qui faccio salire quindi la percentuale proteica. Come ho visto ultimamente su un prodotto, adesso lo abbiamo istituzionalizzato, scusate, creando un blend col nome brevettato, non mi ricordo il nome, c'è PEP dentro, qualche PEP, alla PEP, dove aggiungo, e anche come secondo ingrediente, ricordatevi che gli ingredienti in un elenco sono in ordine decrescenti, quindi in un prodotto il secondo ingrediente probabilmente ce n'è un bel po'. E questo era un blend brevettato, il nome, ricordatevi, il blend non si brevetta, si brevetta il nome, come Coca-Cola, il caramello non lo brevetti, brevetti la formula che nessuno sa, è il nome. Questo blend includeva glicina, alanina e lisina, tre amminoacidi abbastanza insulsi, li avete mai visti in commercio singoli? Io no. Sì, la glicina, la fascitec. E poi sai, mi dicessero, guarda, nella nostra proteina aggiungiamo, in 100 grammi di proteina aggiungiamo 10 grammi di amminoacidi ramificati, interessante, costano molto più delle proteine, aggiungiamo 10 grammi di glutamina, wow, ottimo prodotto. No, aggiungiamo degli amminoacidi abbastanza insulsi, che ce n'è già a sufficienza, solo perché costano molto meno degli altri due. Date uno sguardo alle vostre etichette dei vostri prodotti e vedrete queste stranezze qui. Le cose che secondo me non c'è motivo che siano presenti in una proteina del siero del latte, e ricordate che qualsiasi cosa butto dentro faccio calare la percentuale proteica inevitabilmente. Dicevo, questi ingredienti senza molto senso sono il sale, destrosio, maltodestrine, questi blend di amminoacidi strani, gli addensanti, gomma xantana, farina di guara e quant'altro, che purtroppo poi tagliano il prodotto, permettono di creare una proteina molto più economica, ma ovviamente molto più scadente, e ormai si trovano proteine a 30.000 lire al chilo, quando le pagavamo 100.000 lire al chilo 20 anni fa. C'è qualcosa che non torna. Saluti!